Buongiorno, sono Rinata e avevo iniziato un vlog in realtà qualche giorno fa, durante ancora la sessione, ma non mi piaceva come era venuto e quindi in pratica non l'ho mai editato, non l'ho mai sistemato. E niente, adesso sono qua, sono ripartita, è finita la sessione e quindi ricomincio con questi vlog, sperando insomma di riuscire a farle almeno in questo periodo in cui ho tirocinio e sono felicissima. Adesso sto uscendo, ma appena torno a casa vi racconto tutto e ci aggiorniamo un po' sulla vita. Buongiorno, allora sono viva e niente, praticamente ieri vi ho così detto che vi avrei aggiornato un po' sulla life di queste ultime settimane e quindi sono qua per farlo adesso. Oggi è il giorno dopo e è il 31. Sono giorni un po' particolari perché appunto come vi starò per dire ora e se verrò interrotta ricomincerò quando torno a casa. E sono giorni un po' particolari perché appunto ho finito gli esami e sono andati bene, molto bene, tranne l'ultimo che non ho ancora saputo nulla, insomma, di questo esame, quindi mi auguro che sia andato bene. Dita incrociate. Speriamo, comunque sono andati molto bene e sono molto contenta. È stato un mese particolarmente difficile perché sono successe cose, stare concentrata per studiare così tanto è stato molto difficile, però ce l'ho fatta e ho fatto un'esperienza magica. Sono stata via in Germania per pochissimi giorni, ma da sola, il mio primissimo viaggio da sola. È stato molto molto bello e penso proprio che ne avessi, cioè, bisogno. Poi cos'altro è successo? Niente, lunedì comincio il tirocinio, quindi wow! Sicuramente quando voi vedrete questo video l'avrò già iniziato. Però insomma vi darò chiaramente qualche info così sui reparti che faccio, perché so che la maggior parte di persone che mi seguono lo fanno soprattutto per l'ambito universitario, quindi mamma mia che luce! Quindi so che vi può interessare, ecco. E poi cos'altro dirvi? Niente, che sono giorni un po' particolari perché appunto avendo finito gli esami mi sto godendo questo brevissimo weekend lungo di 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, sì, per fare un po' le cose che non ho fatto in queste settimane causa esami e niente, quindi sono molto contenta. Adesso esco, quindi ci aggiorniamo stasera. Questa non me la porto perché devo andare in giro per centri commerciali e cose, quindi penso di non portarmela. E basta, a stasera. Buonasera. Allora, è passato un po' di tempo. Ieri vi ho appunto lasciati che stavo andando via, stavo andando a fare un giretto fuori e vi ho fatto una micro ripresa in un posto in cui sono andata a fare un po' di foto. E poi sono stata da IKEA un po' in giro per centri commerciali e abbiamo fatto un po' di compere varie cornici, cose non per me però, ma per i miei amici. E basta, poi siamo tornati a casa e ieri sera sono stata a casa. Invece oggi sono stata tutto il giorno impegnata con dei corsi e quindi in pratica sono riemersa ora che è sera e sto andando a fare aperitivo e poi dopo aperitivo uscirò, quindi almeno faccio qualcosa di diverso visto che appunto è sabato sera ed è l'ultimo sabato prima dell'inizio di tirocinio, quindi wow, forte. Almeno devo sfruttare questi ultimi momenti prima di niente, prima di tutto ciò. E questo è quanto. Quindi adesso mi sono preparata. Mi sono messa una maglietta normalissima nera, jeans, cinta, scarpe.
scarpe e si va. Quindi penso che ci vedremo direttamente domani, perché ora appunto esco e questa non me la porterò, perché non riprenderei assolutamente, insomma, niente. Perciò ci aggiorniamo domani. Buongiorno, mamma mia che sole. E oggi è domenica, appunto sono rinata e stamattina ho dormito fino a tardissimo, ma ne avevo un sacco bisogno proprio di recuperare sonno, e anche perché appunto domani inizia tirocinio, quindi aiuto! Non vedo l'ora, davvero. E sono le 2, adesso ho pranzato, oggi pomeriggio andrò a trovare alcuni miei parenti e poi appunto stasera mangio fuori con tutto il gruppo dell'università per festeggiare questo ritorno in tirocinio, insomma. Ho prenotato una giornata in montagna e quindi sono super contenta. Domenica prossima andrò appunto a sciare di nuovo. E sono felicissima perché mi manca da matti. Ora che ho iniziato, non riesco più a smettere. Niente, non so molto bene quando caricare questo video perché in realtà vorrei che venisse un po' sostanzioso, insomma, un po' lunghetto. Io e il mio caffè ci dedichiamo al totale relax e alla pianificazione della settimana, che finalmente sarà una settimana senza studio. Fino almeno a, boh, penso luglio, maggio, giugno. Solo tesi e tirocinio. Che bello! Felicissima. Ok, sono uscita, ho fatto tutti i vari giri che dovevo fare, mi sono anche rimessa in pigiama. Sono le 7 e adesso mi faccio una doccia velocissima perché ho dei capelli che non, cioè, non posso andare in tirocinio così domani, sono una cosa orribile. E mi faccio una doccia. Mi preparo ed esco. Basta, ho fatto anche un po' di esercizi, visto che oggi non sono riuscita ad andare ad allenarmi, ho fatto un po' di addominali, glutei, insomma, un po' di cose fatte in casa, diciamo, con gli strumenti che ho, tipo questo. E basta, sono soddisfatta. E adesso mi vado a sistemare un po'. Buongiorno, mi sono alzata e è prestissimo, era più abituata e in realtà normalmente mi sveglierò un'ora prima, quindi oggi è anche tardi perché in realtà inizio alle 8 e quindi ho un'altra mezz'oretta per prepararmi, eccetera. Oggi andrò con molto anticipo perché sono appunto in una sede di tirocinio che è abbastanza più lontana rispetto a quell'altra, insomma, dove andavo sempre. Quindi vorrei arrivare con un pochino di anticipo e fare le mie cose con calma. Eccomi tornata, sono viva. E niente, è già sera in realtà, quindi è passato un po' di tempo da quando ci siamo visti stamattina. E adesso mi siedo e vi racconto un pochino che cosa ho fatto oggi. Nuova postazione per chiacchierare sulla scrivania proprio. Comunque, oggi è andato tutto bene. Sono in un, non so se ve l'ho detto stamattina perché ero un po' assonnata, addormentata, quindi non mi ricordo se ve ne ho parlato, però sono in pronto soccorso in un PS ortopedico, quindi diciamo che è monospecialistico e non vedrò appunto tutte le casistiche che potrei vedere al PS, ma quelle in realtà riesco a vederle, insomma, sono riuscita a vederle un po' in questi mesi uscendo in ambulanza, in emergenza, quindi
In realtà un pochino qualcosina ho visto, però questa esperienza è mono specialistica, perciò si vedono soprattutto cose tipo fratture, lussazioni, distorsioni, tutto ciò che è ortopedico e protesi. Come primo giorno mi è piaciuto molto, insomma, mi sono trovata molto bene a livello di tutto, colleghi, metodi di lavoro, insomma, ci è stato presentato molto bene questa esperienza e niente che dire, diciamo che io sono molto fiduciosa e sempre per ogni tirocinio parto molto molto positiva, cercando di arginare anche quelle piccole cose che magari non mi convincono più di tanto, cerco sempre di lasciarle per ultime perché voglio sempre godermi queste esperienze al meglio che posso, anche perché sono veramente poche e poi un domani lavorerò in un reparto, no? E quindi sarà molto importante l'esperienza che uno ha accumulato negli anni. Poi, cos'altro dire? Niente, ho fatto un turno molto tranquillo, oggi ho fatto 8:14 perché era una mattinata un po' di introduzione, diciamo, e però le prossime mattine inizierò alle 7 come tutti gli altri anni e come tutti i turni. E domani faccio pomeriggio, quindi stasera me la posso prendere con calma e appunto fare altre cose che non siano andare a letto alle 9, visto che la sveglia di solito è molto molto presto. E basta. Quindi questo è quanto. Volevo condividere con voi questa prima giornata. Non cosa ho fatto, in realtà non è troppo rilevante perché era no, il primo giorno, non saprei neanche io bene come spiegarvi. Comunque sono stata metà giornata in triage, cioè per chi non magari non sa che cos'è, è appunto la fase di accettazione del paziente, il primo sguardo che l'infermiere dà al paziente. Perciò nel caso di un PS, chiaramente ti chiedono cosa è successo, quando, come, perché, vediamo visivamente l'arto lesionato o rotto o quello che è e diamo la nostra prima valutazione, assegnazione del codice colore e il paziente viene poi mandato alla visita, poi andrà in radiologia e poi tornerà in visita per avere un referto finale. Sono stata quindi in triage e sono stata anche in ambulatorio visite, così ho visto come si fanno i gessi. Wow! Io sono molto entusiasta perché non ero mai stata in quest'area ortopedica negli anni, invece molti miei colleghi sì, hanno già fatto qualche forma di ortopedia, io mai, quindi per me è proprio il primissimo approccio, cioè anche basta. Vorrei continuare questo video per qualche giorno ancora, quindi mi sopporterete, ma così avrete anche in diretta un pochino le mie opinioni sui prossimi giorni di tirocinio. E che saranno subito dopo questa clip alla fine. Basta, vi abbandono. Sono le 8:30, ho già mangiato, pazzesco, mai successo praticamente. E adesso mi rilasso, guardo un film, cavoleggio, me lo merito dopo tutto quello che ho studiato. Buongiorno. Allora, non sono scomparsa assolutamente, però niente, volevo chiudere questo vlog aggiornandovi un po' di come sta andando questa prima settimana, di come è andata effettivamente, perché oggi è già venerdì, quindi ho finito, insomma. Sono stati giorni di fuoco perché ho avuto tantissime cose da fare, finivo i turni e andavo a fare laboratori, lezioni, cose fuori, insomma, fuori programma, ecco, perciò non ho veramente avuto tempo tra palestra, eccetera. E quindi eccomi qua. Niente, adesso oggi è sabato. Sono a casa oggi e domani e torno lunedì in reparto. Però volevo un po' aggiornarvi su come stesse andando e sta andando molto bene, sono molto contenta. Sto vedendo chiaramente tutte urgenze ortopediche e credevo di avere molta più, non lo so, molto più fastidio, no, di queste cose. In realtà devo dire che mi stanno
incuriosendo, alcune mi lasciano un po' così, perché non sono abituata a vedere certi tipi di trauma, però penso che sia molto interessante. E quindi sono molto contenta, i turni mi piacciono, il personale fantastico, quindi sono belle cose. Sono molto carica, è finita una settimana, ma appunto ne avremo altre tantissime davanti a noi e quindi sono super fiduciosa. Questo weekend in realtà non farò grandissime, cioè non ho fatto grandi cose oggi perché mi sono riposata, adesso devo un po' organizzarmi gli impegni perché altrimenti ne esco matta e poi invece domani andrò a sciare. Infatti sono super felice, vado su qua nelle nostre montagne dove già sono stata di recente, neanche un mese fa. Super contenta perché in pratica ho ricominciato a sciare dopo anni che non lo facevo e mi sono effettivamente resa conto che riesco a farlo, cioè sono anche bravina quasi. Perciò niente, dai, sono molto contenta, così stacco un po'. Non dover studiare è bellissimo, cioè potersi veramente godere il tirocinio a pieno senza avere studio o problema di esami è. Non apprezzo veramente, non apprezzo. Quindi sono molto contenta. E niente, ci sentiamo, ci aggiorniamo. Oggi edito questo video così ve lo carico. Mi dispiace per questa mega assenza, ma questi mesi saranno così. Sono un po' presa da altro, diciamo, e cerco come posso di rendervi partecipi della mia vita, ma è difficile incastrare tutto. E bene, alla prossima. Ciao!